Un saluto a tutti e benvenuti a un nuovo video di Storia di Mozzanica. Chissà quanti di voi tutti i giorni passano da questa via, via Papa Giovanni, senza mai notare magari nulla di interessante o di particolare. Ma un vero artista, anche il più piccolo dei dettagli, può essere fonte di grande ispirazione. E l'artista che vi vogliamo presentare oggi è Gianluigi Merisio, che è qui con noi. Grazie per l'invito. Bene, bene, sì. Grazie Gigi per essere qui. E, beh, a Mozzanica tutti ti conoscono per essere un artista dei costumi. Esatto. La tua passione ti ha portato molte volte a partecipare al Carnevale, forse uno dei più famosi e frequentati, esatto, del mondo, sì, che è il Carnevale Venezia. Di Venezia. Esatto. Ma pochi sanno che l'ispirazione per il tuo primo costume ti è venuta proprio qui in via Papa Giovanni, esatto, davanti, sì, a un cancello. Vuoi raccontarlo ai nostri amici? È iniziato passando di qua, ho visto questo cancello che è in fondo là con dei fulmini e da lì mi è venuto in mente di fare questo costume, il temporale. Ho realizzato una tunica con i colori del temporale, il grigio, il blu, l'argento, e poi ho realizzato una nuvola con la schiuma espanso montata su un casco, e poi ho preparato dei fulmini con un laminato plastico, e qua poi sono partito per Venezia. Sul palco di Venezia mi sono ritrovato la Nicoletta Orsomando, la presentatrice della RAI. Molti che la ricordano come la signorina Buonasera. Buonasera, esatto. Proprio nel 94 lei è andata in pensione, è stata la madrina del Carnevale, e qua io mi sono trovato su questo palcoscenico di Venezia, che vengo da un paesino piccolino a trovarmi su questo pubblico di San Marco, è stata una forte emozione. Ecco, però questo è stato solo l'inizio di una lunghissima passione, che hai ancora, sì, naturalmente, e ti ha portato a partecipare tante volte. Sì. Ma noi vogliamo far conoscere ai nostri amici questa tua passione, tutti i tuoi costumi, le soddisfazioni che ti sei tolto. Esatto, sì. E quindi Gigi è stato molto gentile, ci ha invitato nel suo laboratorio a farceli vedere. Andiamo. Andiamo. Eccoci qui, grazie Gianluigi, ma tutti a Mozzani che ti conoscono come Gigi, esatto, sì, per averci aperto le porte del tuo laboratorio. Tu qui hai realizzato tutti i tuoi costumi, ma esatto, quanti costumi hai realizzato? Allora, sono circa 25 anni che faccio questo Carnevale a Venezia, dal 94 fino adesso, poi qualche anno sono saltati, e comunque circa 30-35 costumi. I primi anni ne facevo solo uno all'anno, poi con migliorare, poi facendo una settimana in più a Venezia, e ho dovuto farne due per due uscite e per divertirmi un po' di più, perché una settimana ti stanchi sempre con lo stesso costume. Bene, bene. E appunto, stai parlando appunto del Carnevale di Venezia, che penso che per un appassionato come te, esatto, è il top. Esatto, sì. Ma raccontaci un po', come funziona il concorso del Carnevale di Venezia? Ti presenti nella piazza di San Marco, poi le maschere più particolare, così possono salire sul palco e partecipare alla sfilata. A volte capitano anche dei gruppi fatti col cartone, però sono simpatici, non costumi comprati al supermercato, allora li fanno sfilare e comunque li premiano per la creatività. Noi che andiamo sul palco lo facciamo per il fatto di mostrarsi e far vedere tutto il nostro lavoro, perché comunque ci vuole parecchio tempo nel costruire un costume, la ricerca e un sacco di passione. Ecco, bisogna avere veramente tanta pazienza, oltre che per realizzare tutti questi bellissimi costumi, anche per partecipare, perché naturalmente a Venezia
c'è tantissima gente. Esatto, sì. Ogni giorno c'è una sfilata in Piazza San Marco, sì, giusto? Sì. Tutti i giorni. Tutti i giorni c'è una sfilata la mattina e il pomeriggio, e poi la domenica scelgono la maschera più bella, più significativa. E quindi appunto per partecipare bisogna andare in piazza, andare vicino a questo palco. Esatto, sì, prego. Vicino al parco, e poi gli organizzatori ti coinvolgono a salire sul parco. E a volte bisogna aspettare anche tante ore, perché tanti vogliono partecipare. Esatto, bisogna aspettare, mettersi in fila, e poi loro hanno una scaletta e li fanno passare uno per uno, poi la sfilata uno alla volta si passa sul parco, e comunque ci vuole un sacco di tempo, perché saremo anche 200 maschere. Il tempo, la giornata la butti via stando nel retro del palcoscenico. Infatti ti dicevi che poi gli ultimi anni hai cambiato un po' filosofia. Esatto, hai preferito, sì, un po' più divertirti per Venezia. Di più, perché comunque avendo vinto per due volte, ormai basta, io preferisco anche stare in mezzo alla gente. Poi a me piace far sorridere la gente e mostrarmi a tutti quelli che ci sono in piazza, poi nelle varie calle, mettermi in posa e far divertire il pubblico. Però appunto ti sei anche tolto tantissime soddisfazioni. Esatto, beh, sì. La prima di tutte, ce l'hai raccontata anche prima, è stato, esatto, sì, nel 94, nel giusto? Nel 94, quando ho conosciuto la Nicoletta Orsomando sul palco della RAI, che lei era l'anno che era andata in pensione, e lì è stata la prima soddisfazione. Poi nel 1998 ho realizzato questo folletto Seduto sul tronco, e lì sono andato sul palco e lì mi sono accorto proprio che avevo avuto un grande successo. La madrina di quel carnevale lì era la Ornella Muti, e lì è proprio partito il carnevale, e tutti mi hanno conosciuto proprio in quell'anno lì, perché negli anni precedenti erano costumi molto più semplici, ma questo aveva avuto un talmente successo che da allora poi fotografi, servizi fotografici, altri artisti importanti si sono presentati, abbiamo conosciuto, fatto amicizia, e lì è stata una bella soddisfazione. Poi c'è stato il 2005, ho fatto l'albero della fortuna, e lì sono stato premiato da questa stilista inglese, Vivienne Westwood. Mi ha firmato anche una maschera, che comunque ha un valore perché è un personaggio particolare. E dopo quell'anno lì sono stato sul palco un po' meno volte, e ho preferito stare, come ho detto prima, in mezzo alla gente. Oltre al Carnevale di Venezia e alle tante soddisfazioni che ti hai regalato, sappiamo che tu vai molto orgoglioso anche di tutte le iniziative, esatto, a cui hai preso parte, o per la sagra qui a Mozzanica, o per i ragazzi delle scuole, sì, a cui hai potuto così mostrare la bellezza di questa tua passione. Ci vuoi raccontare un po' di questo aspetto? Allora, ho voluto proprio iniziare anche un po' nelle scuole a far vedere questi costumi, perché comunque i ragazzi delle scuole vedono sempre queste cose in televisione, e io volevo comunque fargli vedere dal vivo e far renderli un po' partecipi, e spero sempre che in mezzo a questo gruppo di ragazzi della scuola ci sia qualcuno che magari prende questa iniziativa e in futuro diventerà un artista di Mozzanica. Cerco sempre di spiegare perché faccio questi costumi e la mia passione, e di coinvolgerli con questi racconti che faccio. Bene, veramente molto bello. Però adesso siamo curiosi di vederli un po', questi costumi. Ci fai fare un po' un tour dei tuoi costumi? Va bene. Beh, eccoci qui. Questa è solo una parte della tua numerosa collezione, sì, di, sì, costumi. Esatto, sì, una, però, piccola parte. Ci tieni a farci vedere quelli così principali. Ok, questo è un cacciatore vanitoso. Con questo casco, questo cacciatore che comunque aveva cacciato, preso questo cervo, ma non era un grosso cacciatore, e l'ha messo sul cappello per far vedere tutta la città. Sono tutti costumi che hanno delle piccole storie. E invece questo, ed è una giacca fatta per una mostra di disegni che ho fatto qua a Mozzanica con i pennarelli. E invece questa qua, avevo una serie di spille raccolte nei vari mercatini,
e ho voluto metterli tutti insieme. Questo personaggio regalava soldi, tutti i soldi di Monopoli, a tutte le persone regalavo soldi, e avevo trovato delle monete, delle banconote proprio antiche di Monopoli, e le ho regalate, e tenendole nel portafoglio portava fortuna, portava soldi. Beh Gigi, una delle cose che abbiamo notato vedendo questi tuoi primi costumi è quanta attenzione ai piccoli dettagli, gli oggetti che ci sono nei tuoi costumi. Prima abbiamo visto gli orologi, poi i pennarelli, qui tutte queste spille, medaglie. Immagino che ci sia anche un grande lavoro di ricerca di oggetti. Dove vai a cercare? Allora, queste sono tutte spille un po' antiche, trovate nei vari mercatini, perché frequento questi mercatini dell'antiquariato, e magari spille che li trovi in offerta, che non, ormai se ne vogliono liberare, e io in questi anni ne avevo raccolte tante, ho deciso di fare questo personaggio un po' lussuoso. Interessante, veramente. Okay. E poi sappiamo che il costume successivo è uno di quelli di cui tu vai più orgoglioso. Nel 98 ho fatto il folletto seduto sul tronco, questo costume cucito da mia cugina Elisabetta, che mi ha portato proprio fortuna e mi ha fatto conoscere tutti i personaggi di Venezia. Poi un altro personaggio molto simpatico è l'Illuminato, questo personaggio che si accende la lampadina e dà le idee. E in effetti c'è di questi regalo questi adesivi a forma di lampadina che, mettendoli sul comodino o sul cellulare, attaccandoli, strofinando la lampadina, ti si accende la tua idea. Beh, ma Gigi, tu devi sapere una cosa, che noi questa lampadina ce l'abbiamo e noi la strofiniamo per farci venire delle belle idee. Esatto, è così che si fa. Ne ho fatte mille. E adesso abbiamo questo personaggio che è Le Tentazioni al Terzo Millennio. Questo personaggio aveva queste corna, e in mezzo alle corna c'è questo angioletto che è il nostro angelo custode che ci protegge. Però davanti alla tentazione noi a volte non lo ascoltiamo, ecco perché è piccolino. E questo personaggio ha tutte le mani, su ogni mano una tentazione. All'epoca, quando è stato fatto, c'era proprio la tentazione di rubare i cellulari, adesso un po' meno. Poi la tentazione dei soldi, e poi ho messo una scatola di profilattici, la tentazione del tradimento, e l'ho voluta rappresentare così, ha avuto un notevole successo. Sono stato anche alla festa del Doge con questo costume, ma il cappello talmente alto che mi hanno detto di stare in un angolo perché stavo buttando giù i lampadari di Murano. Beh, non è il caso, non esatto, è il caso. Esatto. Ma non è finita qui. Non è finita, esatto. E questo si chiama Autovelos. Si illumina anche, fantastico. Si illumina, e dietro ha l'autostrada, il casello stradale Milano-Bergamo, e qua ovviamente sono... vorrei far notare un particolare, se puoi girare ancora il vestito. Casello autostradale di Bergamo, direzione Venezia. Direzione Venezia, esatto, esatto. E per fare questo costume regalavo multe dell'Autovelos. Ma e... aspetta un attimo Gigi, ma con particolare, eh. Ah. È il mio cappello. Dov'è la colonnina dell'Autovelox? Esatto. E per fare questo costume sono andato dal vigile di Mozzanica per farmi spiegare tutte le procedure di multe che danno l'Autovelox. Mi sono proprio informato e ho stipulato circa 30 tipologie di multe, e davo via queste multe a tutte le persone che incontravo. Forse sono queste? Esatto. Sì, molto. Quindi, prima regalavi i soldi, sì. Adesso invece regali, esatto, le multe. Sì. Era meglio il costume in cui regali i soldi. Bene. E adesso un altro molto simpatico si chiama Mister Galateo. Questo personaggio fatto con una tovaglia e aveva la valigetta con le posate, e dietro c'è le 10 regole del Galateo. E poi mi piace anche spiegare che quanto costa questo costume. È costato 60 euro. E la gente mi chiede sempre... Mi permetto di dire una cosa, oltre che i 60 euro, un mese di lavoro. Un mese di lavoro, questo sì, perché era il secondo costume, non era il primo principale, era il secondo costume, e allora il secondo ci vuole meno tempo. Beh, posso dire solo una regola? Sì. Prima regola, mai dire buon appetito. Io sbaglio sempre, allora, scusate. Sbaglio anch'io. E poi, comunque, parlando del costume che avevamo iniziato, il temporale, questo qua che
rappresentava tutta la pioggia. Qui è dove tutto è iniziato e dietro ci sono questi colori dell'arcobaleno. Bellissimo. E poi questo invece si chiama Remida e questo trasformava i soldi in monete d'oro. Io mi facevo dare i soldi veri e poi glieli davo con le monete di cioccolato d'oro. Ah. Vedi, qualcosa devo sempre prendere. E questo costume è stato proprio cucito da una sarta di Mozzanica. Indovina chi è? Mi sa che la conosco. Esatto, sì, esatto. Che lei l'ha messo per terra e ha imbastito tutte le passamanerie e poi mi ha fatto, guarda, questi particolari che solo lei poteva fare, bellissimi. Grazie per aver ricordato anche la mia zia. Esatto. E poi, vabbè, questo che è più semplice, è costato forse 20 euro, si chiama Plastic Man, l'uomo di plastica. Adesso si è un po' sciupato, fatto con le cannucce, scarpe di plastica e il cappello fatto tutto di bicchieri di plastica a forma di ventaglio. Beh, questo è un bel messaggio anche... Sì. Per invogliare al riciclo, al riutilizzo. Esatto, e si può fare un costume anche con pochi soldi. Però sappiamo che i costumi non è solo, diciamo così, il vestito, ma bisogna essere anche molto attenti ai dettagli. Esatto. E adesso ce ne mostrerai qualcuno. Va bene. Beh, eccoci qui abbiamo appena visto tutti questi vestiti, ma qui c'è un'altra montagna di fantasie e di colori. I tuoi dettagli, vuoi un po' mostrarci cosa abbiamo? Allora, partiamo da questo collare realizzato con un filo di ferro che usano i muratori e ho intrecciato tutte le perle. Questo era riferito al costume di Remida e mi sono ispirato alla Barbie africana. Poi qua ci sono tutta le scarpe, perché proprio i dettagli sono importanti in un costume. A volte pensiamo che siano sotto, nessuno le guarda, ma invece io mi sono proprio specializzato prendendo dalle scarpe vecchie o rovinate o scarpe che comunque classiche che non usavo più, le ho ricoperte con un tessuto decorate e così ogni costume ha le sue scarpe. Queste è un personaggio che si chiama Reciclo Man e ho voluto proprio riciclare le borse dei supermercati. Poi ho voluto mettere un tocco di classe con un nastro firmato. E invece questo personaggio sono scarpe di questo giardiniere e le ho volute mettere con la piantina, col girasole, molto fini e raffinate. E invece questa qua è del pollaio delle galline. Ho usato una tovaglia e l'ho incollata sopra, rifinito e ho fatto queste scarpe. E Remida aveva questi stivali, erano gli stivali neri, sempre con questa colla al bosti, li ho ricoperti, poi lavorate, tagliate e rifiniti con del cordoncino. E invece un altro personaggio elegante, anche queste, adesso... molto elegante, è un personaggio della bottega di bottoni. Ogni tanto, dopo tanti costumi, non me ne ricordo più tutti i dettagli. E invece questo qua sono le scarpe del barbiere. E il barbiere potevi fare una foto con me solamente se avevi barba o baffi. E nel costume c'era anche il distributore di baffi. E chi non aveva i baffi poteva prendere, farsi il selfie e poi andarsene perché i baffi venivano regalati. E queste sono le scarpe dell'autovelos e queste sono le scarpe dell'albero innamorato. E queste sono veramente fantastiche, con queste lucertole, gechi, veramente una fantasia eccezionale. Ma Gigi, ma scusami, ma qui non vedo solo scarpe, vedo anche un paio di occhiali. Esatto. Quindi sì. Se magari uno non ci vede bene, li può mettere, giusto? Esatto, essendo ecco, falegname volevo proprio fare degli occhiali di legno. E invece questa è la maschera della stilista che mi ha firmato ed è comunque una stilista che ha un valore e... Quindi sei molto orgoglioso. Sì, 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 poi vale anche quando non avrò i soldi la venderò. Ma aspetta, ma qui oltre che dettagli, ricordi, io qui vedo anche dei premi. Questi per esempio
li hai vinti al carnevale di Abano Terme, che sappiamo essere anche quello importante. Sì, importante, che si va tutti gli anni, organizzano, ci sono 250 partecipanti e scelgono le 10, le 20 maschere più importanti, e c'è stato un anno che ho vinto con la Bottega dei Bottoni come primo assoluto, è stata una soddisfazione grande, grande. Beh, quindi ti sei preso tante soddisfazioni non solo a Venezia, anche ad Abano Terme, esatto, ma anche a un altro importante carnevale. A Chivasso. Chivasso, che è vicino a Torino. Torino, esatto, sì, che fanno questa manifestazione, ci invitano sempre, e lì sono stato... Lì sei stato addirittura messo in copertina sul volantino pubblicitario del, esatto, carnevale. Sì, sì. Ma che quante veramente, quante belle cose, quanto bei dettagli, ma questo cos'è? Mi sa... Questo, che non è solo un ventaglio, è qualcosa di più. Questo è il menù della festa del Doge, una festa importantissima, che c'era questo menù su questo ventaglio e io l'ho voluto portare a casa come ricordo. Forse la festa del Doge è la festa più importante che c'è, sì, al Carnevale di Venezia. Costa... Però ci hai detto che tu sei stato invitato. Invitato dal principe Maurice a questa festa, un dopo cena gratis. dopo cena, perché prima costava troppo. Allora Paolo, poi sono finito anche su due pubblicazioni, su due libri francesi e alcuni di Venezia, questi qua. Che bello, quindi cioè, queste sono tutte pubblicazioni fotografiche, esatto, dedicate al Carnevale di questo Venezia. Questo è il folletto seduto sul tronco che ha vinto nel 98 e lì l'albero magico 2005. Complimenti, comunque una, beh, grandissima soddisfazione, sì, perché se la tua foto è stata scelta... Significa che veramente che ha colpito chi è venuto al Carnevale. Esatto, sì, è stato per me sempre un'emozione trovarmi comunque su qualche rivista, su qualche articolo, quando poi mi chiamano. Quando io giro a Venezia sento sempre Merisio, Merisio. A volte io non sono abituato, ma in mezzo alla gente sento il mio nome, perché tanti mi conoscono, ma io a volte magari conosco meno loro, però loro mi conoscono perché comunque sono, diciamo, costumi particolari. Sei diventato un po' una celebrità. Sì, tra, sì, tra, sì, esatto. Che frequentano, sì, il Carnevale, Venezia, sì, a Venezia proprio mi conoscono, anche i veneziani mi conoscono, ci sono delle pasticcerie che mi danno i pasticcini da portare a casa, sotto il campanile c'è la commessa di questo bar che ogni volta mi offre il caffè, e a Venezia non offrono volentieri. No. Beh, ci hai fatto vedere tantissime cose, però alla fine una domanda è d'obbligo. Ma qual è il costume di cui vai più orgoglioso? Allora, il costume sembra strano, perché questo non ha vinto niente, però quello che mi ha dato più soddisfazione è proprio questo specchio magico. E questo specchio regalava questa polvere magica, che poi ti voglio regalare, e questa polvere magica la puoi mettere sullo gerbino di casa per un buon auspicio, per una notte d'amore nelle lenzuola. E i bambini della scuola di Mozzanica, gli ho detto, se volete un fratellino mettetela sotto il letto. E allora questo bambino ha messo sotto la polverina sotto il letto, la mamma scopre la polverina, mi chiama e mi dice, Gianluigi, no, io ho già due figli, non ne voglio avere. Però ho saputo anche di un altro bambino che invece ha realizzato il suo sogno, perché è arrivata una sorellina. Ma qui io vedo un'altra cosa, che oltre a esserci la polverina magica, dietro c'è anche una poesia. Esatto, sì. Quindi, sono delle poesie scritte da questo mio amico Sergio, che lui mi crea sempre queste parole adatte per i miei personaggi, che poi sono difficili da spiegare. E questa polverina poi mi chiedono gli ingredienti, ma io è un ingrediente segreto, e poi ho fatto anche un rito magico per renderla efficiente. Ah, perfetto. Beh, però questo mi fa pensare una cosa, che secondo me è proprio una delle cose più belle di tutto quello che ci hai raccontato,
che i tuoi non sono semplicemente dei costumi, ma sono delle vere e proprie performance teatrali, esatto, raccontano una storia. Esatto, ogni costume vuole trasmettere un significato, il pollaio di galline con la gallina delle uova d'oro, devi accontentarti di quello che hai e non di volere l'eccesso, comunque altri personaggi, puoi credere un po' nella magia, ci sono i fagioli magici che tu pianti ti si avvera il tuo desiderio, poi c'è questa la lampadina che vi ho fatto vedere, basta strofinare e ti si accende la tua idea. Ogni personaggio ha una storia che comunque ci lavora un anno, due, e a volte non sono pronto e allora esce l'anno quando ho tutto il materiale o le idee chiare per il costume. Beh, Gigi, noi ti facciamo veramente tanti complimenti. Grazie. Non solo per la tua arte, perché comunque per creare tutti questi costumi, questi dettagli, ci vuole anche manualità, ingegno, ma soprattutto per la tua fantasia, perché qui veramente ci vuole tantissima fantasia. Esatto, sì, ci vuole un sacco di tempo e poi i primi anni avevo comunque un bagaglio molto leggero, invece con gli anni poi mi sono perfezionato sia con i regali, nei racconti, nei dettagli, sempre alla ricerca di cose che gli altri non fanno, perché poi tanti cercano di fare quello che fa il personaggio con le ali e tutti fanno i personaggi. Io invece cerco sempre cose che gli altri non fanno. E come questo personaggio, andare in giro con una parete che si illumina, col cassettone stile barocco, fatto in mogono, verniciato, realizzato da me, andare in giro con una parete è unico. A Venezia non ce ne sono altri che fanno questo genere. Ecco perché poi sono emerso e tutti mi conoscono. Allora Paolo, io avrei un desiderio. Cosa? Ti vorrei trasformare un po' in versione carnevale, tu che sei così classico. Tu! Ma mamma mia Gigi, ma questa è proprio una magia. È magia. È la magia che tutti gli anni a carnevale ci doni con la fantasia dei tuoi costumi. Esatto. Un saluto a tutti e alla prossima storia. Ciao da Gianluigi.